No, perché Massimo lo conoscevo, aveva un grandissimo rapporto con mia figlia, io e i suoi figli l'ho visti crescere, per cui diventa un gioco forza. Quando frequenti la contrada poi diventa una cosa naturale, insomma. Quindi non mi sono fatto indietro. C'è stato questo susseguirsi, questo cambiamento di programma, come ho spiegato, insomma, se l'ho spiegato bene è stato un disastro. Ora ve lo dico, mi sento più confuso di Giovanni, insomma, so dove sono, insomma, sono frastornato. E niente, è andata così, per cui abbiamo cercato di trovare più maestranze, in quanto Massimo mi aveva chiesto se si poteva fare un vetro. Lui disse un vetro, pensandoci su, come ho detto prima, noi abbiamo maestranze nell'onda, per fortuna, è proprio la nostra lingua popolare, e quindi è normale per noi avere ancora artigiani bravi che possono fare certe cose. I lavoratori sono stati 7, per cui quello del vetro, quello del fabbro, quello dell'onduratore, 2 di scultura, 2 di falegnameria, eccetera, per cui la progettazione mia di Viola, per cui è stato tutto, doveva essere coinciso, essere messo insieme, e questa è stata un po' la difficoltà, insomma. Però era questo che volevamo far rappresentare nell'iconografia. Massimo è rianimato da questa bava dell'onda che genera la spuma del mare, che ha dato vita alla vita della mitologia, e quindi anche lui, nell'atto di salutare, a quella statuetta in cima, quella Proterio che serve a, siccome è mostruoso, perché il mostruoso l'abbiamo giocato sul mostruoso, sia il pesce che era lì nella vela, sia la statua, perché doveva essere mostrato, cioè mostro vuol dire anche mostrarsi, no? Perché da una parte affascina e da una parte sconcerta, per cui volevamo allontanare tutte queste cose malevoli che colpiscono gli alfieri quando entrano in piazza, e dargli questa forza, questa sicurezza nell'eseguire. Grazie.